Lucia Grimaldi, inviata di Independent TV per Spazio Musica, oggi incontra Nello Mascia. Nello Mascia, buonasera. Buonasera a tutti. Lo conoscete tutti, regista, attore di cinema, di TV, ma soprattutto di teatro. E noi siamo qui a teatro, siamo proprio sul set, no? Della sua opera, dell'opera che sta per andare in scena, di Raffaele Viviani, ovviamente, diretta da lui e interpretata da lui, in un teatro intitolato a Viviani, qui a Napoli. E questa forse è la vera particolarità, la vera novità che abbiamo qui a Napoli, che abbiamo questo teatro intitolato a Viviani, il Trianon Viviani, già da qualche anno. Eh sì, perché essendo un teatro del popolo, questo teatro è stato intitolato al cantore del popolo napoletano, che è Viviani. Ogni volta che vengo qui sono veramente, mi sento innanzitutto a casa mia. E poi mi sento onorato di proseguire questa tradizione, questo desiderio che ha anche Marisa Laurito, Gianni Pinto, di rappresentare ogni anno un testo di Viviani. Mi sembra il minimo, però diciamo che l'interesse e l'amore per Raffaele Viviani di Nello Mascia parte da molto lontano. Dobbiamo andare molto molto indietro negli anni, a quasi 40 anni fa, quando Nello Mascia ha cominciato ad interpretare Viviani. E io chiedo, è stato Viviani a farti innamorare del teatro o hai conosciuto Viviani facendo teatro e quindi poi te ne sei innamorato? Una domanda un po' marzullisca, potremmo dire. Il discorso è un po' lunghetto. Comunque, innanzitutto probabilmente c'entra il fatto che io ho frequentato abbastanza a lungo, negli anni giovanili, il figlio di Raffaele Viviani, Vittorio, che era un grande intellettuale, un personaggio unico nell'ambiente culturale napoletano. Ebbi l'onore di conoscerlo e quindi lo frequentavo spesso. Quando diventai direttore artistico della cooperativa Gli Ipocriti, mi posi un problema da napoletano, che era quello di incentivare uno dei più grandi autori del teatro contemporaneo del Novecento, diciamo, del XX secolo, al quale è stato relegato un posto che lui non merita. Infatti lo volevo dire io, spesso trascurato, fin quando non è arrivato Nello Mascia, lo possiamo dire forte questo? E io un po' ho cercato di capovolgere questa ingiustizia, no? E in effetti è così, a parte, diciamo, l'episodio abbastanza circoscritto di Padroni Griffi, che interpretò un paio di Viviani alla grande, diciamo. Poi non se ne parlò proprio più, di Viviani non se ne parlò proprio più, per tanti motivi. Ma voglio dire, invece noi, quando io ero direttore di questa cooperativa, decidemmo con molto sforzo, perché la prima cosa per fare Viviani occorre uno sforzo economico enorme. Ah, ecco, quindi c'è un motivo proprio pratico, il diciamo. Il primo sforzo è uno sforzo economico forte, perché lui prevede sempre più di 15 attori per ogni compagnia, di meno non si può fare, no? E quindi perlomeno 15 attori, capiamo benissimo. Quindi è complesso proprio da portare in scena. È complesso anche da farlo girare, perché far girare una compagnia con 20 persone è complesso, no? Sì, certo, poi ecco gli attrezzi di scena, i costumi e tutto il resto. E poi ci sono altri problemi di tipo sociologico, di tipo culturale, nel senso che Viviani anche a Napoli, anche oggi, Viviani è accolto con una certa diffidenza. Diciamo che non è nazional popolare, nel senso che nonostante parli del popolo e racconti del popolo, non è facile forse da comprendere e non scatena la risata facile, forse no, per questo. Il fatto della risata c'è, quello no. Il problema è che Viviani rappresenta la società reale,
nuda, cruda. E lo spettatore medio non vuole sentirsi dire certe cose. Questa è la prima ragione. Non vuole sentirsi dire certi errori, certe mancanze, no? Sociali, di tipo sociale, di tipo ideologico, no? Viene, mette il cittadino di fronte alle proprie responsabilità costantemente, no? Perché rappresenta la società così com'è. E l'ha rappresentata 100 anni fa, ma è di un'attualità che fa spavento, è incredibile. No, no, ma ogni volta che facciamo viaggio noi di questo ci sorprendiamo. Ci sorprendiamo dell'attualità di questo autore, che è un autore immenso, veramente immenso. Siamo di fronte, con Eduardo e con Pirandello, siamo di fronte al più grande autore italiano del XX secolo, indubbiamente. Io credo che tu abbia avuto grande coraggio, ecco, a rilanciare Viviani, a ridargli dignità, e hai vinto su questo. E questo coraggio si vede anche, per esempio, nel fatto che tu hai citato Eduardo. Tu, a differenza degli altri che portano in scena l'Eduardo autore, regista, tu porti in scena invece una commedia, stai portando in giro, non so se adesso ancora continua, hai finito la tournée con A che servono questi quattrini, dove Eduardo era attore invece, quindi anche in questo caso controcorrente, con una commedia che non è di Eduardo ma interpretata da Eduardo, e che tu stai portando in scena con una serie di sold out e con grande successo. Sì, abbiamo avuto la fortuna, di fare questo spettacolo che è stato un cavallo di battaglia dei fratelli di Filippo, A che servono questi quattrini di Armando Curcio. Devo dire che ci siamo divertiti tantissimo e devo dire che è stato uno spettacolo che abbiamo rappresentato dappertutto con un successo veramente sorprendente, veramente sorprendente. È un testo che ha una particolarità, è un testo di una comicità elementare, proprio semplice semplice, come se fosse, che so, un petito, no? D'antan, no? E quindi arriva immediatamente allo spettatore. E oltretutto c'è anche una morale, c'è anche, diciamo, invita anche lo spettatore a riflettere, alla riflessione. Che non fa mai male. Tu hai parlato di Viviani, ti sei avvicinato a lui perché conoscevi il fratello Vittorio. Io da Maddalonese Io da Maddalonese voglio dire questa cosa, che uno dei figli di Viviani, l'ultimo credo Gaetano, ha studiato a Maddaloni al Convitto Nazionale Giordano Bruno, questo lo sapevi? No, questo non lo so. E io l'ho scoperta grazie ad un amico storico maddalonese. Gaetano fa il più bel ragù che io abbia mai mangiato. Chissà che non l'abbia imparato a farlo al Convitto. E poi, mentre parlavi, mi hai dato un altro spunto, perché io ho letto, ho saputo anche che tu ti eri candidato ad essere direttore artistico di questo teatro anche diverso tempo fa, prima che arrivasse poi la direzione di Marisa Laurito. Sì, mi fu proposto di candidarmi. Ma per il nome Viviani ti sei candidato? Sì, per il nome di Viviani, ma sono, come devo dire, un grande amico di Marisa Laurito, e sono convinto che Marisa Laurito stia facendo un grande lavoro. Ma tra l'altro voi, proprio grazie a Viviani, state collaborando, perché questo è il terzo anno che tu porti qui e i due atti, il dittico Viviani per strada. Viviani per strada, che poi doveva nascere proprio per strada, invece lo rappresenti in teatro. Sì, non ne parliamo proprio, perché è stato veramente siamo stati veramente sfortunatissimi. Io ricordo qualcosa perché li ho visti i primi due e adesso vedrò il terzo. Perché questo progetto qua nasceva per strada, dovevamo fare tutti e tre i capitoli previsti dal progetto per strada, e invece sono capitate tante di quelle cose per cui poi alla fine non si è mai potuto fare. L'abbiamo fatto soltanto una volta, il primo capitolo, facciamo il primo capitolo di Viviani per strada a Porta Capuana e a Piazza Ferrovia.
Però anche in quell'occasione lì c'erano grossi, perché stava nascendo il Covid, c'erano grossi problemi. Io mi dico, e non fu fatto come era l'idea originale, perché dovevamo partire, vennero gli ispettori sanitari e ci disse che non si poteva far più. E, insomma, sfortunatissimi. Poi il secondo progetto Viviani, perché avevamo scelto di farlo a Piazza Plebiscito, perché era via Partenope e Toledo, Toledo. Quindi voglio dire, era come la confluenza di questi due, di proprio quella zona lì, quella roba lì. E il comune, abbiamo fatto la richiesta, tutto il resto appresso, all'ultimo tutto ci invietò di farlo, no? Non si è mai capito il perché. Non, la burocrazia ha sempre ucciso l'arte. Guarda, non si è mai capito il perché. E noi in pochi giorni abbiamo dovuto, no, trasformare uno spettacolo pensato per l'aperto in questo teatro. Ah, io me lo ricordo qua in mezzo, che furono tolte anche le poltrone della platea, lo ricordo bene. E quindi poi, e Viviani, ma sogni di portarlo per strada in futuro? Ci proverai ancora? Boh, vediamo se le forze ci reggono. Allora, torniamo velocemente a Viviani, così poi ci avviamo alla conclusione dell'intervista. Abbiamo detto Viviani, il cantore del popolo, il cantore degli ultimi, la straordinaria attualità di Viviani. Ma forse quello che oggi non è attuale, lo chiedo a Nello Mascia, uomo oltre che attore e regista, è una rappresentanza che hanno questi ultimi, che forse prima avevano e che oggi non hanno più, soprattutto in Italia, una rappresentanza anche di tipo politico. È il grande dolore di chi come me ha vissuto, ha vissuto l'adolescenza, la gioventù. Da uomo di sinistra che credeva fino in fondo in quelle ideologie lì. Sinceramente oggigiorno non mi riconosco proprio più in questa classe politica che in qualche modo si definisce di sinistra e che insomma in qualche modo vuole contrastare questo predominio veramente invadente, no? Di una destra capitalista, diciamolo pure fascista, diciamolo, no? Offensiva per i canoni della cultura, il concetto culturale in sé, perché non permette la libertà d'azione, non permette un concetto fondamentale che è la democrazia, no, il rapporto fra i cittadini. E quindi questo ci a me. Quindi l'uomo vivianeo di oggi da chi può essere rappresentato, da chi può essere difeso? L'uomo neo di oggi, no? Gli ultimi di oggi. Non lo vedo proprio. Non lo vedo proprio, non vedo proprio. Anche perché come devo dire. Non si è ricreata una nuova classe intellettuale, di intellettuali che parlassero dei problemi, dei temi della sinistra, a parte la politica, no? Ma manca anche tutta una classe di intellettuali che non c'è più. A noi manca molto Pessoio, Moravia, Pasolini, no? Mancano molto. C'è un grande vuoto culturale. C'è un grande vuoto culturale che vedo che è difficile colmare, non si può colmare. Però si può provare a colmare partendo dal teatro. Partendo dal teatro, però si vuole però la volontà politica. L'ultimo rappresentante della sinistra italiana, che era questo signor Franceschini, ministro della cultura, è stato quello che ha ammazzato definitivamente il teatro in Italia. Lo ha completamente defunto, come devo dire, l'ha proprio ucciso, perché ha creato questo fantomatico, teatro nazionale, questo teatro nazionale che è commerciale, tra l'altro, ma si. È una contraddizione, un teatro stabile non può essere
avvicinata alla parola commercio, alla parola merce. Non è possibile, no? Il teatro, se è nazionale, se è pubblico, deve servire a qualcos'altro, no? A incentivare la cultura, non il commercio e la merce. E questo signore, che si chiama Franceschini, dice di essere di sinistra, ha distrutto definitivamente il teatro in Italia. Io e te ne lo sappiamo che la sinistra è tutta un'altra cosa e ha tutti altri connotati. Comunque io dico che se Nello Mascia con Viviani riesce ancora a fare i sold out e a riempire le sale dei teatri, abbiamo una speranza, un lumicino è ancora acceso. Un'ultima domanda, Nello Mascia e i social, ma quanti profili hai? No, ma lì è successo qualche cosa di particolare però, eh. Ah sì? Se posso raccontarlo. Come no, certo. Tempo fa, quando cominciai a interessarmi di questi social, c'era Berlusconi, dire. Allora io mi divertivo a dire delle cose, no? E ti bloccavano? Mi bloccavano, allora dovevo creare un altro profilo. E allora per parlare con Nello Mascia, c'è Nello Mascia 1, 2, 3 e ogni tanto ne compare qualcuno. Però lui si dovette parlare di politica ed è anche un grande tifoso. Eh sì. Commenta le partite. Eh sì, ma una delle mie grandi rimpianti, uno dei miei grandi rimpianti è il fatto che io questo mestiere qua non lo dovevo fare. Volevi fare il calciatore, non no, mi dire. No, era una pippa totale. Però ho cercato di farlo. Io ho fatto per un po' di tempo, invece ti sorprenderà, il giornalista sportivo. Ah, e dovevo fare quello. Io conoscevo tutti i giornalisti sportivi dell'epoca, ma Gianni Brera era mio amico. Caspita, Antonio Ghirelli, amicisi, Barenson. Collega. I miei amici. Erano tutti i miei amici. E mi consideravano anche abbastanza bene, insomma, no? Perché schivacchiavo bene. No? Te la cavavi. Me la cavavo. E poi, sai, questa passionaccia qui, la vanità dell'applauso, perché tu scrivi un bell'articolo, non ti applaude nessuno. È vero. Invece qua si dice una battutina. E allora devo provare a venire a fare teatro. Secondo me sì. Però adesso mi devi lasciare uno scoop, me lo devi dare, perché noi siamo tutti in ansia, tutti in pensiero, ma Cenzino Latronico lo vedremo. Ci puoi dire qualcosina, poco poco, a tutti i fan di Imma Tatarani? Posso dire che sono molto innamorato di Imma Tatarani, come persona e come personaggio. È un personaggio straordinario e Vanessa Scalera è una bravissima attrice. Io la adoro. Non ci puoi dire, quindi se la adori farai sicuramente cose belle per lei. Non posso dire niente. Non può dire niente, io ci ho provato ad avere uno scoop con Imma Tatarani. Però va bene così, ringraziamo Nello Mascia per questa meravigliosa intervista da tutti noi di Spazio Musica. Ciao. Arrivederci. Tu sei figlia a me, vedi di stare attento. Tu non sei come lui. Hai conosciuto altri mondi, è quello che dico sempre, voglio. Che c'è? Io lo voglio incontrare. Oreste è come me. Lei mi deve guardare come una delle sue ragazze. Possono fare altre scelte, ma non potranno mai tradirsi l'una con l'altra. Tu ti illudi. I cuori si richiudono col tempo. No, è nostro, no. She lifts her dress and floats to dreamland. Lady, green grass. The grass is tangerine. Network! Network! Spara!
pagina, va! Ovrim si ha capito che deve stare al posto suo. Genà. Io voglio dimostrare a papà che ce la posso fa. E se sto con te, sicuro posso fa. Fino a Roma mi arriva. A me e a te insieme, non ci ferma nessuno. Mo si tu lo mi casa. Se mio marito dice che si deve fare così, così si fa. Papà, tu hai da passare mano. Mi stanno addosso, con piedi. A casa qualcuno che ha parlato. Voglio chi lo cazzo se no. E chi ti fida? E isso e me. Amore, che stai a fare? Sono Grigio Kuman, sì! Mamma capisima, forse fidete. Si toccano a una, toccano a cento. Mo è tarda. Sono venuto a sparare a casa nostra. Mi me ne fotta tu sto. La dai a pigliare.